lingue che possono avvicinarsi, ma noi non sappiamo neanche letteralmente che significa trovarsi. Allora, e quando tu ti avvicini a queste cose, se non hai la qualifica, quello che io sto cercando di spiegare nei miei post, nei miei articoli, vogliono sapere da me che cos'è il luogo energetico. Ho fatto parlare un sacco di gente parlando della cattedrale di Casetta Vecchia, parlando di Monte Vergine, sono luoghi energetici per me. E molti rimangono esterefatti, sono tutte donne, ne è alcune, tutto fermo. Vogliono sapere a me. E non pare uomo necessario, cose. Mi mandano foto, ho visto una mezza luna, mi dai la spiegazione, il sarcofago, cioè io cerco di dare per me che certe cose. Il luogo energetico è basato sulle qualifiche, se tu non le hai, non le hai. Tu puoi andare nel posto più bello del mondo e non significare niente. Puoi andare in un posto che apparentemente è orribile e ti dà tantissimo perché tu sei basato col posto. E quella è una qualifica interiore, non è una qualifica che tu hai perché c'hai un diploma a casa o perché hai fatto un corso. È una qualifica, cioè tu sei, hai delle aperture, dei chakra di sensibilità sono aperti. Allora tu ti fasi con l'energia del luogo, con le linee di Hartmann, quello che sia. Se non fai questo non c'è niente da fare. E me si stanno ingrippando perché vogliono provare le stesse sensazioni, gliel'ho detto chiaramente, non è possibile. Perché quello per me è la ricarica. Quelle sono le mie sensazioni. Sono le mie sensazioni. Allora, perché le mie sensazioni perché io sono fasato col luogo, perché io quel posto cioè, ho un amplesso mentale, ho un amplesso positivo col posto. Lo profano, lo sprofondo, ho proprio un rapporto intimo con il luogo, cioè, ho il piacere di starci. Ma quanti hanno il piacere di starci? Cioè, fanno un bello picnic, sei buona, se c'è buono, un fuoco è sfizioso, creatura sta là vicino, ti fai bene capricci il fuoco, ti sembra vendoroso, il contesto è bello. Ma la fase dura col posto è un'altra cosa, non è spiegabile. Non è spiegabile. Perché è la magia del posto che ti prende. Eppure, e tu ti fai prendere. Eppure sopra dove ti incontrai la San Martino. San Martino è una cosa che ho conosciuto, sta lì sopra come, ci sta Monte Vergine. Ma non Monte Vergine dove sta il santuario, dove c'è il bosco. Che io sono andato a caccia del famoso orto che aveva coltivato Virgilio, che era un orto taumaturgico, dove c'era dell'erba che faceva passare delle malattie, che era un orto per iniziati. Non è che tu vai là e trovi l'orto, se tu sei un iniziato e sei fasato trovi l'orto, capito? È come il castello di Casetta Vecchia che c'ha il tesoro, ma non è un tesoro fisico. Tant'è che nel 1890, stando al catalogo generale della soprintendenza archeologica, ci fu un assalto di privati che cercavano un tesoro là dentro, non hanno mai trovato niente, perché il vero tesoro lì è un asse energetico, al centro del mastio, che ha una larghezza di 20 metri e la torre alta 32 metri. Alla metà esatta c'è un centro energetico. Io la agisco altri, ma c'è un rampagato anche fotografico. Sono stato fotografato mentre sto là sopra, in un posto dove non si può accedere. C'è un centro energetico, però non visibile. No, ma il centro energetico non è visibile. Non è visibile, è come le piramidi. Hanno trovato, per esempio, ultimamente, proprio 3 giorni fa, delle anomalie elettromagnetiche nel Vaticano di Bosoco, in Serbia. Ma mica che lo sapevano, perché c'è un ricercatore che studia i fenomeni di ionizzazione dell'aria, il plasma, i raggi ultravioletti, bla bla bla, e c'è tutta una serie di attrezzature. Queste attrezzature si sono sfasate, c'è stata un'anomalia elettromagnetica potentissima. Allora tu questo tipo di energia lo puoi individuare solo se sei fasato, e basta. Quello l'ha individuato con degli strumenti, ma mica il strumento tutto quanto. E quando anche fosse per lui un'osservazione empirica, cioè un fatto scientifico, per me è un fatto psichico, sono due cose completamente diverse, che non sono neanche sovrapponibili. Infatti a me l'aspetto scientifico di questa cosa non me ne frega niente, perché altrimenti sarei un ghost buster o un energy buster, andrei lì a cercare, ma io non cerco niente, è il posto che mi chiama, e poi ci andiamo in un ambo esso profondissimo. Questa è tutta la verità.